Allora, cantiamo 3U e poi cominciamo la lezione, cioè l'incontro di questa sera. Invochiamo la presenza dei maestri, anzi sono già con noi, quindi riconosciamo la loro presenza qui con noi. Invitiamoli con noi. Chiediamo di essere consapevoli del loro amore e del loro aiuto. Baraka Bashad, possano le benedizioni essere. Benvenuti a tutti. Questa sera parliamo di Rumi e la legge dell'amore. È una delle leggi ovviamente più belle che c'è. Io fino adesso mi sono sempre sentita indegna di poterla affrontare. Siamo arrivati al punto in cui non potevo più scappare, dovevo per forza affrontare questo argomento. Nel prepararlo ho provato una così grande gioia che veramente mi sto rendendo conto che non c'è niente di più bello, di più importante di questo. Il solo pensarci procura la discesa di un'energia meravigliosa. E anche se noi, per esempio, ci mettiamo a cantare la parola amore, accadono cose straordinarie. Proprio a livello di vibrazione. E sentiamo che questa energia si espande dentro di noi, producendo tantissime cose buone. Ok. Allora, l'amore, come sempre, voi sapete, io prendo gli insegnamenti che vi porgo da Rumi, Shamsi Tabriz e dal mio maestro Sherol Klempa, leader spirituale di Gangkar, il cui nome spirituale è Wazi. Nei suoi libri, come nei libri di Rumi, come nelle parole di Shamsi Tabriz, ci sono doni inestimabili. Mi sento molto grata per avere l'opportunità di condividerli con voi e di essere strumento di tutto questo. Allora, l'amore, dice in questo caso Sri Aurobindo Klemp, è il principio che dà al pensiero il suo potere dinamico di mettersi in relazione con l'oggetto. Io quando ho letto questa frase praticamente non ho capito nulla. Poi dopo un po' mi sono resa conto di che cosa voleva dire. L'amore, il sentimento, dà vita al pensiero. Senza l'amore, i pensieri sarebbero cose fredde, immobili, statiche, mentre l'amore è una forza, è un'energia che rende vivo e muove tutto ciò che incontra. Il sentimento è desiderio e il desiderio è amore.
Nell'introduzione che avevo fatto, che anche sul, che ho messo anche su Facebook, ho scritto: ciò che cerchi ti sta cercando, dice Rumi. Quindi ciò che desideri è qualcosa che ha a che fare con la tua essenza profonda e non è un caso che tu lo stai desiderando. E Rumi dice: seguire la bellezza di ciò che amiamo è ciò che ci riporta a casa. Il desiderio è aspirazione. La parola desiderio deriva dal latino desiderium, che è connesso con la parola sidus sideris, che significa stella. Il desiderio è quindi connesso con le stelle, è la nostalgia della luce divina. È la nostalgia di quella luce che dà luce a tutte le luci da cui noi proveniamo. Qualsiasi cosa noi amiamo, quel tipo di sentimento che proviamo, ci riporta a casa, ci riporta da Dio. All'inizio del libro, Rumi, Dialogo con l'Universo, ho scritto, riportando una frase di Rumi: tu che ami gli amanti, questa è la tua casa, benvenuto. Tu che ami la relazione d'amore che esiste tra due che si amano, benvenuto, questa è la tua casa. Quando due persone si amano, escono dal loro ego ed entrano in quello spazio sconosciuto che è l'energia divina, che è l'amore divino, che tutto pervade. Il nostro ego, il nostro io personale, è, come ho detto tante volte, una forma di imprigionamento, è una corazza che ci siamo costruiti e questa corazza ci separa dall'amore divino. Ci separa dall'amore che pervade ogni realtà. Quando noi ci innamoriamo, usciamo dall'ego, perdiamo quei confini e diventiamo smarriti perché ci perdiamo, come dice Dante, nel gran mar dell'essere. Allora lui mi scrive: la combinazione umano-divino è un'unità. La pluralità è l'apparente separazione dei raggi. Cosa vuol dire? Noi e Dio siamo tutto uno. E noi non siamo separati da Dio, né siamo separati dagli altri. A livello profondo. Però a livello di personalità, ognuno di noi è inserito in un suo proprio guscio, in una sua propria corteccia. Man mano che evolviamo, ci rendiamo conto che siamo parte di questo tutto, perché riusciamo piano piano a ammorbidire, diminuire la durezza della nostra corteccia. E allora scopriamo che, come i raggi del sole provengono dal sole, così noi siamo distinti, ma in realtà non separati. Quindi la combinazione umano-divino è uno. Nello stesso tempo noi vediamo le cose separate, ma in realtà siamo tutti uniti perché proveniamo tutti dalla stessa realtà energetica, che è luce e suono, che è amore divino, che è l'essenza stessa della nostra anima. Per noi che siamo ricercatori spirituali è molto importante tutti i giorni praticare esercizi spirituali che ci aiutano a far entrare la luce e il suono divini a livello cosciente dentro di noi. Questo è un nutrimento che noi diamo alla nostra anima. In questo modo
riusciamo a superare l'imprigionamento dell'ego, a trascenderlo e a prendere coscienza che siamo liberi, perché siamo anima, siamo luce e suono, siamo parte della natura divina. Ecco perché è importante praticare gli esercizi spirituali, il canto dello Yu, ma anche qualsiasi altro esercizio che uno può conoscere. Ma occorre praticare, occorre fare tutti i giorni qualcosa, perché questo è un nutrimento che noi diamo alla nostra anima. Come una buona madre nutre il proprio bambino dandogli cose buone, così noi tutti i giorni possiamo nutrire la nostra essenza per permetterle di manifestarsi in noi, per permetterle di essere, di esprimersi sempre di più, in modo tale che noi possiamo riconoscerla, possiamo percepirla, possiamo identificarci con lei e abbandonare le modalità egoiche della nostra personalità, abbandonare o controllare le passioni della mente che ci rendono schiavi, che ci rendono imprigionati. Ecco. Rumi inizia il Masnavi con il famosissimo proemio che dice, in questi versi dice, all'inizio del suo capolavoro: ascolta questo Nei che si lamenta. Esso narra la storia della separazione. Dice: da quando mi hanno tagliato dal canneto, il mio lamento fa gemere l'uomo e la donna. Cerco un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio. Colui che è lontano dalla propria fonte aspira all'istante in cui le sarà di nuovo unito. Ecco, Rumi cerca un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio, perché è proprio il dolore del desiderio che ci riporta a casa, che ci spinge a cercare, che ci spinge a diventare ricercatori spirituali. E Rumi dice: quando cerchi Dio, Dio è nella luce dei tuoi occhi. Quando cerchi Dio, Dio è nello spirito della ricerca. È Lui che sta cercando insieme a te. Ecco, nel momento in cui noi desideriamo tornare a casa, desideriamo trovare un senso alla nostra vita, desideriamo una realizzazione maggiore, una verità più profonda, in quel desiderio c'è Dio. E se noi quel desiderio lo accogliamo, lo seguiamo, lo nutriamo, ecco che questa realtà energetica di luce e suono si manifesta sempre di più dentro di noi, trasformando completamente il nostro essere e liberandoci progressivamente da tutto ciò che ci imprigiona, in particolare le 5 passioni della mente. Continua Rumi: soltanto colui il cui abito è strappato da un grande amore si è purificato dalla bramosia e da tutti i difetti. Salve, amore, che ci porti i tuoi benefici, tu, medico di tutti i nostri mali, rimedio per il nostro orgoglio e la nostra vanità, nostro Platone e nostro Galeno. Per amore il corpo terrestre ha preso lo slancio verso il cielo. La montagna si mise a danzare e divenne agile. L'amore ispirò il monte Sinai, o innamorato. Salve amore, che ci porti tutti i benefici, tu, medico di tutti i nostri mali, rimedio per il nostro orgoglio e la nostra vanità, nostro Platone e nostro Galeno. Tutti conoscete Platone.
Galeno era un medico romano e quindi l'amore è ciò che cura tutti i nostri mali, in particolare il nostro orgoglio e la nostra vanità, ed è la fonte di ogni beneficio. E tramite l'amore, il corpo terrestre, noi stessi prendiamo lo slancio verso il cielo. Un poeta grandissimo, Ibn al-Arabi, che è nato in Spagna, morto in Siria proprio nel periodo di Rumi, un grande poeta visionario, scrive a proposito dell'amore: l'amore è la religione in me. Qualunque strada scelga il cammello dell'amore, quella via diviene la mia fede, la fonte della bellezza e una luce di sacralità sopra ogni cosa. Qualunque cosa io stia cercando, sto cercando soltanto te. Questa è la vera religione. Tutte le altre sono solo bagagli pesanti da lasciare indietro. Questo è il seme della schiavitù e della maestria che danzano insieme. Questo è il non essere. E ancora, questo invece è di nuovo Rumi, il sole è l'amore, l'amante, un atomo di polvere che gli ruota intorno. Un vento di primavera muove alla danza ogni ramo che non sia morto. In questa ricerca dell'amore, quando l'uomo si mette a cercare l'amore, tutta la sua vita cambia. Tutto si trasforma. Vi racconto una mia esperienza, una cosa che mi è accaduta tanti anni fa, esattamente 20 anni fa. Avevo lasciato il centro spirituale dove vivevo e quindi anche il mio primo marito, insomma, era un momento di grande crisi, di grande svolta nella mia vita. E una notte faccio questo sogno. Ho sognato che stavo in un ospedale, in un posto molto rarefatto, tutte le persone vestite di bianco, tutto molto pulito, molto aereo. Mi trovavo su un lettino in una sala operatoria e dei medici con degli infermieri mi dicono: ti abbiamo tolto un registratore nero che avevi al posto del cuore e ti abbiamo messo un cuore di carne. E allora io gli dico: ah, bene, allora è tutto a posto. E loro mi dicono: eh no, bisogna aspettare che questo cuore si ricolleghi a tutti i vasi sanguigni, a tutte le vene, a tutte le arterie. Quindi non è ancora tutto a posto, bisogna aspettare. Va bene, mi sveglio e questo è il sogno. Dopo tanti mesi, credo 6-7 mesi, di nuovo mi trovo nello stesso posto. In sogno, mi trovo sempre nello stesso ospedale, sempre sul lettino, sempre nella sala operatoria. E uno di questi medici o infermieri mi dice: ecco, adesso è tutto a posto, il cuore funziona, i vasi si sono ricollegati. Ecco, questa storia, questo sogno che ho fatto, che mi è accaduto 20 anni fa, si ricollega ad una cosa che ho trovato sulla Bibbia. Io feci questo sogno, questi due sogni 20 anni fa, e mi ricordo di una cosa. Quando ero piccola, quando ero molto giovane, pensavo, avevo talmente paura di non trovare l'amore che cercavo sulla terra, che avevo deciso di non cercarlo più, perché non volevo affrontare il dolore di non trovarlo. Allora avevo chiuso il mio cuore, senza rendermene conto. Un giorno mi feci questa domanda e dissi: ma prima ancora che dolore, il fatto di non trovare l'amore sulla terra, è stupore. Perché io sto cercando l'amore se non l'ho mai vissuto sulla terra così forte come lo sto cercando? Da dove mi viene questo bisogno di cercare l'amore? No? Questa era una domanda che mi facevo. Comunque, durante la giovinezza e durante l'adolescenza avevo deciso
che per paura di soffrire per il fatto di non trovarlo, che nemmeno lo cercavo. Ecco, tanti anni dopo faccio quei due sogni in cui mi viene tolto un registratore nero, che era tra l'altro quello che usavo per trascrivere le cassette della mia guida spirituale di prima. Lei faceva delle conferenze, degli studi, insomma, degli incontri molto belli, e io in genere passavo la mia giornata a trascrivere i suoi insegnamenti. E dopo questo sogno, quando ho fatto il sogno che mi avevano messo un cuore di carne e che si era ricollegato ai vasi, la mia vita ha cominciato a cambiare e ho cominciato a diventare più sensibile, a percepire degli stati interni, diciamo emotivi, sentimenti, desideri che non avevo mai provato prima, perché prima erano congelati. Ecco, e nella Bibbia c'è scritto questo, Ezechiele, capitolo 36, versetto 26-27. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito. Farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Questo è scritto nella Bibbia, il profeta Ezechiele. E io ho fatto quel sogno. E io da giovane vivevo lontana dall'amore, per paura. Quando lui mi dice cerco un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio, credo che questa sia un'esperienza che l'anima debba fare ad un certo punto. Ci vuole qualcosa che ti apre il cuore, perché lo lacera, perché la tua personalità viene completamente disintegrata da qualche esperienza che ti sconvolge. E allora ti trovi in una terra nuova, in una realtà diversa. Ed è lì che comincia l'incontro con l'amore, il desiderio di tornare a casa. Ma finché uno non arriva a quel punto, il cuore rimane duro, rimane di pietra. E questa frase tratta dalla Bibbia è meravigliosa. Mi è venuta in mente durante la notte, in uno di questi giorni che stavo preparando questo incontro, all'improvviso ho detto, ma nella Bibbia c'è scritto questo? E allora sono andata a vedere quello che c'era scritto, l'ho trovato, e poi mi sono ricordata del sogno che avevo fatto 20 anni fa. E poi mi sono ricordata di come stavo quando ero giovane e quando ero adolescente. E quindi, osservando la mia vita, ho visto come noi cominciamo a cambiare, cominciamo a trasformarci quando cominciamo a cercare l'amore. Accettiamo di farci penetrare dall'amore, perché le nostre difese, le nostre paure creano una barriera terribile. E finché c'è quella barriera, il nostro cuore non ascolta, i nostri occhi non vedono e non c'è niente da fare. Ma quando c'è questa lacerazione e quando si comincia a sperimentare l'amore, tutto comincia a cambiare. In fondo, se pensate, Dante ha scritto la Divina Commedia dopo che era morta Beatrice, Rumi ha scritto il Masnavi dopo che è morto Shams al-Tabriz, il dolore per quella perdita lo ha fatto diventare di colpo poeta. Il suo cuore si è aperto e è diventato un profeta, le cui parole ispirano milioni e milioni di persone, aprono il cuore a milioni di anime. Prima era un intellettuale, era un bravo insegnante, aveva molti seguaci, ma dopo la morte di Shams al-Tabriz, dopo l'incontro con il maestro Shams al-Tabriz e poi dopo la sua morte, lui è diventato un poeta straordinario che ha portato sulla terra il messaggio divino, ha portato sulla terra la vibrazione dell'amore divino, tradotto in parole, e la sua narrazione ci conduce per mano a ritrovare l'amore presente nella nostra anima, Dio nel cuore. Sant'Agostino diceva, io Signore andai cercandoti per tutte le strade del mondo, ma non sapevo che tu eri dentro di me. E lui mi scrive, e infine fissai lo sguardo nel cuore, ed ecco, là io lo vidi, in nessun altro luogo che là, egli era. Dio è nel nostro cuore. Ma per vederlo, per percepirlo, per sentirlo,
dobbiamo lasciarci penetrare dal suo amore. Il nostro cuore è spesso così tanto indurito dalle difese della paura, dall'orgoglio, dai dubbi, da tutti questi sensi di indegnità che abbiamo, che non gli permettiamo di entrare. Ma quando qualcosa rompe il nostro cuore, in quella ferita entra la luce divina e da quel momento tutto cambia, niente più come prima. Non solo, ma questo cambiamento è continuo, costante, non ha fine ed è un'espansione continua. Ogni giorno si apre di più. Ogni giorno ci sono cieli profondi da scoprire, vibrazioni nuove da percepire. Non c'è fine e il cuore si espande in un amore sempre più grande. E la relazione d'amore con Dio e con il Maestro diventa sempre più forte, è sempre più vicino e ce lo dimostra con tanti miracoli che accadono, tanti segni, tante coincidenze, tante sincronicità. Oggi Manuela mi ha fatto vedere un cuore che le è apparso nel momento in cui si è spaccata la fetta biscottata dove stava spalmando la marmellata. È un cuore perfetto, perfetto. E questo è il segno dell'amore divino, che si manifesta anche attraverso queste piccole cose. Quando il nostro cuore comincia ad aprirsi all'amore, è naturale, quasi naturale, sentire il richiamo verso il Maestro, invocare il Maestro. Perché Rumi scrive: la verità è che tu non sai dove sei. Un Maestro d'amore è l'unico segno di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di colui che ci aiuta ad abbandonare i pensieri di indegnità che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, quei pensieri che limitano, riducono e rendono impotenti la nostra essenza. Il Maestro lavora moltissimo con noi, se glielo chiediamo, per ridurre quei pensieri, in modo tale che invece il senso della nostra, diciamo, del nostro essere Dio in noi, del nostro essere parte della luce divina, prende il sopravvento, così che possiamo acquisire coraggio, forza, amore, energia per affrontare la vita, per creare cose nuove. Essendo noi anima creata da Dio per amore, noi partecipiamo delle stesse qualità divine che possiamo imparare ad esercitare quotidianamente nella nostra vita. Queste qualità sono la creatività, l'amore, il potere, l'energia, la capacità di realizzare cose. Ecco, il Maestro ci aiuta ad abbandonare tutti quei pensieri limitanti che ci fanno vivere in modo remissivo, che ci rendono impotenti, che ci tengono separati dalla nostra realtà di anima, dalla nostra realtà divina. Lui ci dà il coraggio di avanzare ogni giorno di più verso spazi più grandi di consapevolezza, verso nuove esperienze, verso una creatività più grande, verso una realizzazione maggiore e quindi una felicità maggiore e quindi una capacità di donare amore maggiore. Più noi riceviamo amore da Dio, più siamo in grado di restituirlo attraverso quello che facciamo. Ma per fare questo ci vuole coraggio. La parola coraggio significa avere cuore, cioè avere amore. Ed è il contrario, esattamente il contrario del senso di indegnità che a volte ci prende e che ci paralizza. Ma quando questo arriva, dobbiamo essere contenti perché lo scopriamo. Questo è il nostro nemico e questo dobbiamo dare via subito alla luce divina. Dobbiamo immaginare di gettarlo nella luce divina e vederlo che si scioglie. E invece far entrare l'amore divino che porta con sé il coraggio, la forza, l'energia, la fiducia, la capacità realizzativa, creativa. E quindi noi permettiamo a Dio di essere Dio in noi.
Facendo così, diventiamo canali di questa energia che ci rinnova quotidianamente. È meraviglioso tutto questo, ma dobbiamo vincere noi stessi, vincere quella parte che ci fa autosvalutare. Rumi, il maestro, tutti dicono che per poter conoscere l'amore dobbiamo innanzitutto imparare ad amare noi stessi. Poi amare gli altri come noi stessi. E questo ci porterà automaticamente a sperimentare l'amore di Dio. Perché l'amore è un'energia, è una forza, è qualcosa che si percepisce, ma non la possiamo percepire se noi non apriamo il nostro cuore. E il nostro cuore lo possiamo aprire se ci amiamo, se ci permettiamo di essere ciò che siamo. E torniamo alla vecchia frase che vi ho detto tante volte: sii felice, sii te stesso, semplicemente sii. Non dobbiamo rispondere a nessuno, ma solo a ciò che siamo, solo a Dio in noi. Siamo liberi, forti, capaci, ma dobbiamo imparare a manifestare questa forza. E il Maestro ci aiuta. Il Maestro con il suo sguardo, ci aiuta a riconoscere la nostra divinità. Ecco perché abbiamo bisogno di lui. Ecco, io vi invito a fare questo esercizio spirituale che ho trovato in un libro di Sri Harold Clamp. Come dicevo prima, noi iniziamo il viaggio verso l'amore nel momento in cui il nostro cuore vive una forte ferita, un momento di lacerazione. Quindi per tutti coloro che in questo momento possono avere una ferita nel cuore o possono sentire, avvertire solitudine, questo esercizio è di grande aiuto. Facciamo qualche respiro profondo, chiudiamo gli occhi e immaginiamo un cuore rosso e bianco di ceramica. Un cuore rosso, il bianco sono le vene, che si è rotto a metà. Vicino a questo cuore vi è un tubetto con sopra scritto amore del maestro. Spremiamo questo tubetto sulle parti rotte del cuore e spalmiamo questa colla speciale che è amore di Dio condensato sulle due parti del cuore infranto. Uniamo le due parti del cuore fino a che tutte le fratture si ricongiungano, fino a che non si vede quasi più la fessura, la spaccatura. In quel momento il cuore, una volta che si è riunito, comincia a ricevere una luce fortissima, che è anche un calore molto forte. Si riempie di questa luce. Noi portiamo questo cuore di ceramica sul nostro torace, al centro del cuore, e sentiamo come questa luce calda di amore divino lentamente penetra nel nostro cuore. Lo riempie in tutti i suoi spazi e questa calda luce d'amore divino comincia ad entrare in tutte le nostre vene, arterie, e piano piano questo calore, questo amore penetra e si diffonde in tutto il nostro corpo. Stiamo qualche momento con questa sensazione di calore, di amore profondo, che scioglie ogni contrattura, libera da ogni sensazione di smarrimento, di paura.
siamo colmi di amore divino. Il nostro cuore è vivo, è un cuore di carne che pulsa e ad ogni battito invia questo caldo amore in tutto il nostro essere e attraverso noi si diffonde nel nostro ambiente e incontra le persone a noi vicino e tutto ciò che ci circonda. Sentiamo il nostro respiro che si fa leggero e assorbiamo questa energia di puro amore. Facciamo qualche respiro e torniamo lentamente allo stato di veglia. Ci sentiamo molto amati, in pace, riconciliati. Il nostro cuore è colmo di amore. Baraka Bashat, possano le benedizioni essere. Lentamente torniamo allo stato di veglia. In effetti l'amore è un'esperienza e noi possiamo permettere a noi stessi di farla ogni giorno, aprendoci all'amore divino. Cantare lo Yo è un modo per percepirlo. E una volta che l'abbiamo percepito, lo possiamo restituire con atti di amore. La gratitudine per ciò che riceviamo ci porta a diventare attivi nella vita, a fare la nostra parte, a trovare il coraggio di fare la nostra parte al meglio. In questo modo ci realizziamo e ci sentiamo ogni giorno meglio, più felici, perché la felicità è sentir fluire l'amore divino nel nostro cuore, sentirci parte di questo amore, è nella possibilità di esprimere questo amore. Quella è la felicità. Quindi nel fare questo noi siamo felici, siamo liberi, siamo noi stessi. L'amore è la nostra vera natura. Tutto il resto è una costruzione, è una difesa. E quando parliamo col maestro che cerchiamo l'amore, chiediamogli: Maestro, mostrami ciò che in me ostacola l'amore. Lui ce lo mostra, ce lo fa vedere, o nei sogni, o nelle cose che ci accadono. E quando noi lo vediamo, possiamo fare tante cose. In particolare, possiamo donare al Maestro stesso, alla luce divina, quell'ostacolo e lasciarlo andare e liberarcene. E così diventiamo un ricettacolo d'amore più grande e la nostra capacità di amare si espande e con essa la nostra capacità di donare amore e quindi di ricevere una felicità grandissima. Perché l'amore ci ripaga con se stesso, cioè il fatto stesso che noi lo sentiamo fluire attraverso di noi, già quello è felicità. È come diceva San Francesco, perfetta Letizia. Non potremmo desiderare altro. E pensate che bello, più lo diamo, più ne abbiamo. È esattamente il contrario di quello che succede
a livello fisico quando pensi che ti manca sempre qualche cosa. Quando noi entriamo nel regno dell'amore, più ne diamo, più ne riceviamo. E questa abbondanza è straordinaria. Non finisce mai. Dovunque andiamo, lo possiamo avere, ritrovare. E quindi, perché avere paura? Perché temere? Possiamo vivere in questa condizione di innamoramento continuo. La condizione dell'innamoramento è molto bella, no? Però a volte poi finisce e ti lascia magari un senso strano di delusione. Ma in realtà, quando ci innamoriamo, è perché stiamo toccando Dio in qualche modo. Anche lo stesso desiderio sessuale nasce dalla volontà di esprimere l'amore divino a livello del corpo fisico. Tutto è la stessa cosa. Tutto è amore. Quindi noi possiamo chiedere al Maestro di aiutarci ad aprire il nostro cuore, a ricevere questo amore e a donarlo sempre. E così utilizziamo la nostra vita al meglio. Concludo con una poesia di Rumi molto bella. Innamorati in modo tale da essere libero da ogni unione. L'amore è la luce dell'anima, il sapore del mattino. Non io, non noi, nessuna pretesa d'essere. Io sono la luna, dappertutto e in nessun luogo. Non cercarmi al di fuori, abito nella tua stessa vita. Ognuno ti chiama verso di sé, io ti invito solo dentro te stesso.